Innanzitutto salutiamo l'ospite, il dottor Ignazio Senatore, col quale parleremo di cinema e psichiatria. Buonasera. Buonasera. Quindi, più avanti, questo aspetto diciamo curioso. Ed è il momento del nostro ospite. I cartelloni estivi sono appunto anche un'occasione per eh, rivedere senza la tecnologia, qui faceva cenno il collega Scotti nel servizio sul Salerno. Quindi, c'è questo bell'impegno, ormai alla sesta edizione dei Corti sul Lettino. E, dottor Senatore, che significa. Quinta edizione, qu Corte sul Latino, Cinema e Psicanale. Sì, è un'edizione che è cresciuta man mano negli anni ed ha visto come presidente della giuria Ettore Scola, Roberto Faenza, Giuseppe Piccioni, Marco Risi. Quest'anno è la volta di Alessandro Abber, attore bolognese, famoso, conosciuto. Vediamo le... innanzitutto location e appuntamento. Allora, Parco del Poggio e Collaminei, Napoli, e Napoli eh, lunedì 2. C'è la prima parte della, 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 della selezione dei cortometraggi, la seconda è martedì dove c'è la serata finale con la premiazione dei premi per miglior regia e miglior cortometraggio, il tutto è all'interno della rassegna accordi e disaccordi che c'è al Parco del Poggio organizzata da Pietro Pizzimento quindi io ringrazio per l'ospitalità Pietro Pizzimento e, insomma, è interessante perché si possono vedere dei cortometraggi che hanno come dire eh, sono molto più diretti rispetto a un film che dura due ore perché in dieci minuti, quattro minuti, minuti devono raccontare una storia quindi spesso sono uh, registi emergenti, ci mettono molta energia, molta passione, c'è anche la ricerca visiva particolare, soprattutto non sono legati ai fini commerciali, quindi sono prodotti se vogliamo anche puri, pieni anche se vogliamo di un pizzico di ingenuità, ma che eh, sono sempre ogni anno sempre con una fattura ottimale. Ecco, infatti, diciamo appunto che il corto una volta era tale. Per tempo e anche impegno di grandi protagonisti, invece adesso è soltanto il tempo che è breve, ma molti grandi attori si stanno dedicando a questa rassegna sì, sì, e eh, registi naturalmente. Ci sono Roberto Erlitz, ci sta Lorenzo Indovina, Neri Marco Re, cioè, abbiamo avuto in queste, queste rassegne degli attori di grande spessore e anche registi importanti. Ecco, tra i film che presenterete, quale suggerisce? Il lunedì, ci sono, intanto il lunedì, dobbiamo, ci abbiamo 3-4 napoletani che eh, insomma, sono, hanno confezionato dei corti veramente molto interessanti. Interessanti, un Salernitano, e invece nella serata finale, poiché questo ospita anche dei corti stranieri, ci sta un cortometraggio: quello dalla Polonia, uno dalla Spagna, un altro dalla Germania. E poi i, i tre italiani: sono uno da Roma, uno da Crotone e un altro invece dal nord. Quindi, questo per. In giuria per... anche attori in C'è Ernesto Maier, Nello Mascia, Tonino Taiuti e c'è anche il cantatore Marco Francini. Insomma, sarà una serata. Tra l'altro l'ingresso è gratuito, una serata dove ci saranno anche questi artisti, lo stesso Alessandro Abber sicuramente si impegnerà, ha detto che ci regalerà qualche canzone perché lui è anche un cantautore, ha fatto una bellissima canzone eh, dedicata eh, cioè che, che poi ha fatto Francesco De Coro, la valigia dell'attore. Insomma Tonino Aiuti farà un pezzo su di Viviani, eh, Ernesto Maier ha detto che mi farà regalerà una, una sorpresa agli spettatori. Insomma credo che sia eh, anche un allenamento a vedere un certo tipo di cinema diverso da quello quello un po' più paludato di quello ormai che passa in televisione, insomma credo che siano due per serate interessanti. in pochi secondi, come che allo psichiatra dell'Università di Napoli balza in mente di dedicarsi al cinema, al corto, trasferendo anche la, la professione? Ma perché noi psichiatri siamo abituati a sentire storie e quindi il cinema racconta storie, quindi io lo trovo una cosa anche abbastanza naturale, quello di, di immergersi in un'atmosfera che è quasi sognante come quella del cinema, lasciarsi andare e dimenticare in qualche modo gli affanni della vita. E poi il cinema appassiona, fa piangere, fa ridere, fa commuovere quindi... insomma, un lettino in pellicola, sì, sì, perfetto. <ride> grazie, grazie. Prego.